La seduta è ripresa. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2 del regolamento, i deputati hanno tornato Amici Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Brati Bueno, Capelli, Catania Crippa, D'Ambrosio, Di Gioia, Epifani, Fedriga, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli Garofani, Giancarlo Giorgetti, La Russa, Locatelli, Manciulli, Marazzini, Mazziotti, Di Celso, Migliore, Pes, Piccoli, Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Ravetto, Realacci, Rosato, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Tabacci sono in missione. A decorrere la ripresa pomeridiana della seduta, i deputati in missione complessivamente sono 106, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, sarà pubblicato in allegato A al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni e risposte immediate, alle quali risponderanno il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell'Economia e delle Finanze. La prima interrogazione è la 3.895 dell'onorevole Catania, concernente iniziative volte a tutelare la grappa italiana, con particolare riferimento al rispetto dell'obbligo di imbottigliamento nella zona di produzione. Onorevole Catania, un minuto, prego. Grazie Presidente. Signor Ministro, come lei perfettamente sa, già da alcuni anni la grappa ha ottenuto il riconoscimento come indicazione geografica protetta da parte dell'Unione Europea, un fatto molto importante perché in questo modo viene riservata ai nostri produttori l'esclusiva su questa denominazione. Resta però aperto il tema dell'imbottigliamento in zona, un tema tecnico non trascurabile. Obbligare l'imbottigliamento in zona, come chiedono i nostri produttori e come chiede anche l'amministrazione, è importante a tutela di questo prodotto perché impedisce manipolazioni nel circuito commerciale, impedisce che il prodotto sfuso o trasferito all'estero possa essere oggetto di comportamenti non corretti da parte di operatori commerciali. Io le chiedo pertanto, di voler oggi confermare